Nel linguaggio comune, un doppelganger è definito come il gemello di qualcuno, il suo doppio. Ma nelle storie che raccontiamo, questo doppio ha un che di perfido e di maligno. Può essere la premonizione di sventure. Questa è la storia degli ultimi giorni di Marco Junio Bruto, l'assassino di Cesare. Le vicende dell'antica Roma sono ricche di personaggi che hanno fatto la storia, di eventi che hanno cambiato queste storie, e tra questi non può mancare quello che è accaduto il 15 marzo del 44 a.C., le famose Idi di marzo. La parola Idi deriva dal latino Idus, termine che era utilizzato dagli antichi romani per indicare la metà del mese. Nella di particolare, le Idi di marzo erano il 15° giorno di marzo. Ma perché sono entrate nella storia? C'era una seduta nel Senato di Roma, una come tante a dominare la scena. Come tanti altri giorni c'era il dictator perpetus, il dittatore abita fresco di nomina, Caio Giulio Cesare. Le sue gesta e il suo carisma lo avevano fatto diventare un uomo famoso e potente nella Repubblica. Ma tanta popolarità non aveva fatto altro che attirare invidia dei gruppi di senatori che gli si opponevano in maniera più o meno silenziosa. Gruppi che in quel giorno avevano pianificato di cambiare la storia. Al termine della seduta nella curia di Pompeo, un gruppo di 23 persone attendevano in silenzio il momento giusto per colpire e al segnale convenuto balzarono verso il dittatore e iniziarono a colpirlo con i loro pugnali. La storia ricorda questo evento anche per un particolare. Cesare Morente riconobbe una persona tra gli assassini e lo apostrofò non senza una vena di tristezza, con la celebre frase «Tu cuoque, Brute, fili mi». La frase era rivolta a Marco Junio Bruto, uno dei congiurati delle Idi di marzo, forse proprio l'organizzatore e figlio adottivo, ed è proprio Bruto ad essere il protagonista della nostra storia. Secondo lo storico Plutarco, nei giorni seguenti l'assassinio, Bruto aveva cominciato a ricevere in sogno la visita di un fantasma. Secondo alcuni, lo spettro di Cesare, e Bruto ne era ossessionato, poiché secondo i racconti degli anziani, questo genere di visione, che i moderni chiamano doppelganger, era un presagio funesto. Doppelganger, che tradotto letteralmente suona come doppio andante, è un termine preso in prestito dal tedesco ed è composto da doppel, doppio, e ganger, che va. In tedesco si riferisce a un qualsiasi doppio o sosia di una persona, più comunemente in relazione al cosiddetto gemello maligno o alla bilocazione. In alcune mitologie, vedere il proprio doppelganger è un presagio di morte, mentre visto da amici o parenti di una persona può anche portare sfortuna o annunciare il sopraggiungere di una malattia. In ogni caso, un brutto presagio. Bruto era perseguitato dallo spettro che diceva di essere il suo cattivo demone e si racconta che alle 3 del mattino del giorno della battaglia di Filippi gli apparve quello che Plutarco definisce un fantasma mentre stava curando gli ultimi dettagli della strategia da seguire in battaglia e quando vide l'ombra gli chiese «Chi sei tu? Da dove vieni?» «Sono il tuo cattivo demone», rispose questa di rimando. «Bruto, ci rivedremo a Filippi». «Ti rivedrò?» provò a chiedere Bruto, ma l'ombra era già sparita. Bruto lo rivide. Era la notte di qualche giorno dopo, poco prima del fatidico ultimo scontro a Filippi, quando le truppe romane furono sconfitte e solo un malinteso tra lui e Cassio aveva trasformato una disfatta accettabile in una disastrosa ritirata. La delusione per la resa si mescolò con l'ossessione dell'ombra e degli oscuri presagi e Bruto non riuscì a reggere il peso della vergogna. Il cesaricida si suicidò aiutato dal compagno e amico Stratone quella notte stessa.